Buongiorno ragazzi, ben ritrovati a Uomini e Donne perché ci troviamo qui per l'esterna con John e Camilla. Camilla Morosini, dunque, c'è una grandissima novità. Io per movimentare un attimino il gioco ho fatto fare cerca di avere un figlio a John e a tre ragazze. Ok. Ora noi andiamo da lei perché ecco. Bene, noi siamo in questo bel posticino molto natalizio che non c'entra assolutamente niente con questo periodo. Sì, vabbè, John, magari andate a sedervi qui insieme. Dicevamo, John ha fatto fichi fichi, anzi, cerca di avere un figlio con tre ragazze. Una sola di loro è rimasta incinta. È rimasta incinta e ora sapremo anche chi è. Vediamo le relazioni di John. Camilla, Alicia, poverina, è l'eterna depressa. Emma, molto bene. E basta. Vediamo un pochino. Lui è molto flirtante e molto innamorato, nonostante sia stato un marpione fino a questo momento, chiederà di diventare fidanzata Camilla. Camilla che come vediamo ha cambiato anche il look. Bene. Sì, Romeo sta provando ciò che dico io. Stringiamo Camilla. È vero, Romeo? Sì, è convinto. Perché stiamo facendo ciò? Perché si sono fidanzati? Perché è incinta è proprio Camilla. Quindi direi di proporre le nozze. Emozione, ovviamente. Rabbrividiamo e torniamo in studio a dare la buona notizia. Buona per Maria, ma non tanto per gli altri, a tutti. Ecco qua. Come dicevamo, arriviamo per dare la notizia. Qui c'è solo Adaline per il momento che si sta godendo un film. Ecco, arriva Maria che inizierà il raduno per fare in modo che arrivi Maurizio e Tina. Allora,
Ecco, c'è Camilla già col vomito, con le nausee mattutine. Cara, sì, queste sono, è la vita da mamma. Allora, diamo una spiegazione alle ragazze. Alicia, molto triste. Cara Alicia, era un gioco, non prendertela a male, ma in questa puntata potrebbe anche succedere qualcos'altro. Lei si è appena ripresa perché ha cercato di avere un bambino con John, ma è andata male. Adaline, sì, lei è vestita da discoteca praticamente. Ha provato anche lei ad avere un figlio, ma non gliene frega assolutamente niente, quindi avanti popolo. Maria, tu sei, cioè, non sei una conduttrice di uomini e donne, ma sei una conduttrice di famo un figlio. Ecco. Che hanno questi due, mo? Ecco Maurizio! Mauri, sei nonno un'altra volta. Ecco Tina. Mi ha stretto l'occhio, ragazzi. Maurizio, sei vestito vecchio. Che è? Che vuole fare lui? Fai fighi. Non ce l'abbiamo l'idromassaggio, John. Mi spiace. Rallegriamo, diciamo che lei darà la grande notizia. Condividi la grande notizia. Povere quelle che non sono rimaste incinta, cioè lei arriva, sai, sono incinta, yeah. Minimo l'ammazzano. Lei è quella che è rimasta peggio, devo dire. Emma. Emma è rimasta veramente male del fatto di non essere rimasta. Diamo la notizia anche a lei, ad Alicia. Ecco. Diciamo che Adaline aveva già litigato, mi pare, con Tina. Oh mio Dio, Alicia si suicida fra poco. Mamma mia. Dov'è la mammina? La mammina qui, giustamente seduta. Per l'abito, ma non è vero, perché Tina è bellissima così. Dov'è Alicia? Dov'è? Piangi nello stanzino. Ma poveri. Poverina.
Oskina parasa. Consola Alicia. Dai Alicia, vieni fuori. Dai che risolviamo questa questione. Su. Oh, brava, così mi piaci. Vieni qua. Dai Alicia, no, su, non fare così. Fermati. Che cacchio. Ascolta, Alicia, ascoltami. Dove sei? Che t'ho persa. Perché dobbiamo scendere per discutere davanti a tutti? Che ti devo parlare a tu per tu. Ascolta. Io, insomma, la mia natura è essere marchione, quindi ci ho provato, sono povera. Dai, facciamo che io e te rimaniamo amici, anzi flirto proprio. Ecco, sediamoci. Dai, dai che ritorni allegra. Mamma mia, 10 ore di tristezza. No, poverina, è in shock, è in shock sta ragazza, me la porterò sul gruppone per un pochino, Imbarazzata pure, tutte lei ce le ha, tutte lei, Maria intervieni. Brava, brava. Ok, dai ragazzi, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. No, Mammina sta mangiando, secca come pochi. La mattina sei di un sexy pavoroso, fai paura. Approfittiamo dell'umore di Alicia. Lui è pieno di energia. Molto bene. Proviamo a baciarlo. Che dite? Proviamo. Ecco Camilla. Camilla se n'è proprio andata. È là che sta tirando giù tutti i santi. Dove è andata?
Niente, come se niente fosse ricominciato a ballare, vabbò. Eccola. Che appeggiamento in diretta. Dove è andato? Mammina è qui nell'angolo. Qui c'è anche Emma che è molto molto triste. Ovviamente ha provato ad avere un bambino e non c'è riuscita. Facciamo fichi fichi nello stanzino e tiriamo su. Ecco, altra schiaffeggiata. Vediamo di tirar su Alicia in questo modo. Altre due sberle, ecco. Non è che ne prendi, eh. Ne prendi parecchie, John. Maurizio! Ciao, culone mio! Ma fate picchi picchi anche voi, va. Una serata così. Ma avremmo detto di fare picchi picchi nello stanzino. Amoreggia nello stanzino. Neanche te, Maria, niente? Non si fa niente qua. Tanto chiudiamo il raduno, che abbiamo già 4.000 punti. Oddio mio, Camilla. Camilla, sali su. Questi due si stanno facendo anche pipì addosso. Stanzino. Vieni, caro. Oh oh, oh oh. Non ha uno sguardo molto, molto felice. Ecco, arriva anche Adaline, tutti a posto. Dunque, lei è molto infuriata, coniuge, ma non è il tuo coniuge ancora, non siete sposati, siete fidanzati. Maria? Dunque, Nina Colombo sta dormendo. Emma Accardi è angosciata e andrà a piangere a letto. Mazza, che giornata. No, ma va direttamente a dormire. Chi c'è ancora qui? Adaline sta dormendo nel letto di Maria. Camilla non sa come sfogarsi. Paga le bollette, va per sfogarti. Maria sta dormendo in uno dei lettini dei ragazzi. Bene, paga le bollette. Ma Maurizio? Maurizio caro, che fai qua? Maurizio, ascolta. Perché questa faccia imbronciatissima? Che è?
Non sei contento che sta per arrivare un altro bambino? Non credo proprio, perché non si capisce proprio niente. Che cacchio sto, che lingua sto parlando, raga? Non si capisce niente in questa puntata. C'è Alicia che va insomma con John, quell'altra incinta di John, e quell'altra non si capisce niente, ragazzi, in questa puntata. Hai ragione, Maurizio. Tornatene a casa tua, va. Tu infuriata? Hai pagato le bollette? Brava. Mamma mia. La furia assassina. Maurizio, sei ancora qua? Fai come fossi a casa tua, eh? Dove sta Maria? Fai fichi fichi con Mauriziotto, dai! Che è la sera giusta. Maria, ti sei rinsecchita, mi sa. Dai, dai. Sì, ma ci vuoi anche tu, eh? Cioè, servi pure tu per far fichi fichi. Ah, ecco, brava. Bella camminata femminile. Tina, ma tu? Ma l'abbiamo terminato sto raduno? Sì. Scusa, Adeline, ma penso che tu debba cambiare lettuccio. Maurizio, bello lui. Ma che bello. Oh, Maria si è tolta gli occhiali per andare a letto. Oh, Maurizio, gli viene un colpo. Invidia. Nina è molto invidiosa. Emma è angosciatissima. Lei ha fame. Lui è la persona più felice di questo mondo e lei è incazzata e incinta. E Maria sta meglio di tutti, a parte che ha fame. Ecco, Maurizio, se vuoi facciamo pure colazione. Primo fichi fichi, non l'avevate ancora fatto in tutti questi anni? Dai, va a mangiare qualcosa, Marì, che è mezzanotte, su. Qua avevo visto qualcosuccia, mangio le frittelle. Adaline, caccia Starpia, per favore. Che vuoi, Tina, te? Beh, matta. Matta. E io peggio perché non trovo, ecco, la schermata. Vabbè, togliamo i muretti. Tina. Oh, ti è venuta l'influenza. Pure tu. Dai, vattene a casa, su. Chiedi di andar via. Bene. Nostra Maria sta mangiando. Prossima puntata, ragazzi. Che dovremmo fare? Allora, la situazione è questa. Maurizio non vuol più andare via. Tina si è stabilita e... Oh, ecco, adesso saluto. Ciao Maurizio, ci vediamo alla prossima puntata, d'accordo? Manco mi saluta, vabbè. Maleducato. La situazione è questa. Alicia ha
ha flirtato finalmente, dopo essere stata triste, angosciata, depressa e tutto ciò che volete, è riuscita a flirtare nello stanzino insieme a John. John ha provato ad avere 3 figli, solo una ragazza è rimasta incinta ed è Camilla, che in questo momento è incavolata nera perché John comunque sembrava tanto innamorato, ma continua a flirtare un po' con tutte. E Maria ha fatto fichi fichi per la prima volta con Maurizio. Raga, che vogliamo fare? Tu, Adeline, che stai facendo? Stai facendo colazione, lo spuntino di mezzanotte, diciamo, vero? Sì, cioè tu sei l'unica a cui non frega niente. Niente della vita sociale che si sta svolgendo a uomini e donne. Tu basta che magni. Sei bellissima. Sì, lo sai. Vanitosa ma bella. Brava. A te non frega niente, dicevamo, di tutta la situazione che ti sta scorrendo attorno. Vedremo che succederà nella prossima puntata, sicuramente vedremo Camilla partorire, però, non Camilla ovviamente, ma Adeline, Emma, Nina o Alicia dovranno lasciare il gioco. Dovremmo eliminarne una. Non voteremo per l'esterna, perché l'esterna vedremo, la decideremo in base a ciò che accadrà, anche perché mi sa che dovremmo andare in ospedale e dovremmo partorire, e quindi nella prossima puntata avremo il nostro bel da fare. Io nel frattempo sono immobilizzata da questa creatura celestiale con questi 2 occhi bellissimi. Sì, ti gasi quando ti dico così, vaniti. Vanity Fair. Vabbè, ragazzi, Maria sta dormendo dopo che ha fatto fichi fichi con Maurizio, e quindi noi usciamo, via 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 via, giriamoci, chiudiamo i tetti e poi, visto che ci siamo, noi andiamo in Costruisci, perché io sì, ho cambiato i colori dell'arredamento interno. Ma vedremo di cambiare anche quello esterno. È rosso e noi lo faremo diventare questo bel verde che mi piace molto. Bene, ci piace. Piace anche così. Magari, ecco, non ci vedo con questa visuale, ecco così. Va bene, ok. Perché sto cosino rimane rosso? Cosa sarà mai? Ma. Va bene, vediamo di là. Ok, abbiamo cambiato anche il colore esterno di Studio 5. Vediamolo, ecco com'è di giorno. Sì, dai, può anche andare bene, ragazzi. Chiusa la puntata, tutti stanno dormendo tranne Adeline che si sta pavoneggiando. La prossima puntata vedremo una nascita. Vedremo che cosa succederà e voi non avete che da votare per un'eliminazione tra Alicia, Nina, Emma e Adeline. Camilla ovviamente no, perché aspetta un bebè e sarebbe il secondo bebè di uomini e donne. Qua vi saluto, vi ringrazio, che dimentico sempre. Per le visualizzazioni non mi viene, mi viene la zzz, così.
Il primo video di uomini e donne ha raggiunto, io me ne sono accorta solo oggi, le 1000 e passa visualizzazione, e io sono rimasta, avete presente i cartoni animati, con la mandibola scesa? Non me ne ero assolutamente accorta, mi fa molto molto piacere. Continuate a seguirmi perché presto inizierà un nuovo reel. Per ora non vi dico niente, vi saluto e basta. Ciao a tutti ragazzi, un bacio.